Cedo la parola a Adriana Stampetta, Giuseppe Rotaro, consigliere nazionale del CIRT, e a Giovanni Brunelli, dirigente del Ministero dell'Ambiente, che saranno i moderatori di questa nutrita tavola rotonda. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Buongiorno. Questa tavola rotonda sarà moderata a due voci, da me e da Giovanni Brunelli, che farà poi una breve introduzione. Io chiamo prima alla volta i partecipanti, l'onorevole Chiara Braga, che è un membro della Commissione Ambiente della Camera. Non è potuto venire, si scusa, domanda i saluti a Erasmo D'Angelis, capo struttura dell'unità di missione Italia Sicura. Ci sarà poi Gabriela Scanu, che è membro della segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente, Bernardo Di Bernardinis, presidente di ISPRA, Massimo Gargano, che abbiamo già conosciuto stamattina, direttore di Anni, Massimo De Paoli, che è sindaco di Pavia e coordinatore nazionale ANCI per le aree protette, Andrea Agapito, responsabile del programma acqua del WWF Italia, Giorgio Zappezzi, responsabile scientifico di Legambiente, e Gianni Russo, che è responsabile acquaviva della WISP di Sport di Bragaglia. Volevo tranquillizzarvi, perché immagino che tanti di voi avrebbero voluto fare delle domande ai relatori del mattino. Alla fine, diciamo, di questo primo giro di intervento ci sarà spazio per il dibattito e quindi anche eventualmente per qualche domanda. Io prego i relatori di essere estremamente concisi nelle risposte, perché siete tanti e abbiamo accumulato un po' di ritardo, e passo la parola a Giovanni Giulio. Grazie, ringrazio molto CIRF per questo invito, per darmi l'opportunità di co-coordinare la tavola rotonda. La prima introduzione che mi sento di fare è questa. Sono stati, come sempre accade in queste situazioni di addetti ai lavori che si radunano, sono stati molto interessanti gli spunti di analisi, gli spunti di varie considerazioni. Spunti e considerazioni che ho incasellato nella struttura che è quella, come sono, struttura mentale, struttura, diciamo, professionale, che mi sono fatto in quanto da 14 anni al Ministero dell'Ambiente, tra altre cose mi occupo anche di gestire programmi di assistenza tecnica principalmente per le regioni meridionali, programmi di assistenza tecnica per attuare la programmazione comunitaria secondo linee, diciamo così, di sostenibilità ambientale, per dire, mi era molto quindi mi ha così suscitato uno spunto di discussione che vorrei offrire a questa tavola rotonda. Ad esempio la slide che Giancarlo Gusmaroli ha proiettato nella sua relazione introduttiva, la slide che riguardava la governance, quali sono gli step per governare adeguatamente un progetto, una progettazione. Non mi ero accorto peraltro che CPP. Cominciando dal basso, Gusmaroli ci parlava di un programma, di un progetto che ovviamente deve avere una coerenza con un programma, e parlando di programmazione comunitaria, appunto il campo in cui ho giocato prevalentemente in questi anni, parlando di programmazione comunitaria, verificare questa coerenza è relativamente semplice, quantomeno perché molto preciso e molto ben strutturato è un programma comunitario. Quindi chi attua un progetto finanziato con fondi comunitari ha come primo step quello di vedere la coerenza con la programmazione regionale o nazionale, a seconda del tipo di progetto, del programma in cui si inserisce questo progetto. Andando sopra nella gerarchia della governance, l'ideazione di un programma, ad esempio comunitario, deve avere coerenza con strumenti di pianificazione. Nel nostro caso parliamo principalmente di pianificazione territoriale, ulteriormente pianificazione di risorse idriche in questa giornata. Dopodiché la coerenza della pianificazione ovviamente nasce da una
richiesta, da un'indicazione a livello politico. In questa scala che io ho descritto dal basso verso l'alto, nella mia esperienza di gestione pluriennale di progetti finanziati dalla programmazione comunitaria, l'anello debole è la ricerca, quando si idea un programma comunitario, di coerenza con strumenti di programmazione. Il tipo di difficoltà è duplice: di capire quali sono gli strumenti di pianificazione adatti su cui valutare la coerenza di un programma, e capire se esistono tutti quelli che sarebbe necessario. Parliamo di pianificazione, di politiche, di azioni, di progetti, programmazioni, di progetti che devono fare riferimento a strumenti di pianificazione di ordine ambientale. Ancora nella mia esperienza vedo che non tutti gli strumenti di pianificazione ambientale sono adeguati oppure sono addirittura assenti. Riferisco ad esempio alla necessità che venga a maturazione da parte del Ministero dell'Ambiente la strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, parlando di gestione di risorse idriche, di saneamento fluviale, e a tutti è evidente come l'esistenza di una strategia di questo tipo, adattamento ai cambiamenti climatici, sia assolutamente necessaria per attuare una progettazione dentro una programmazione che sia efficace dal punto di vista ambientale. Per concludere, sto dicendo quindi che i programmi di assistenza tecnica, questa è la mia esperienza, assistenza tecnica, attenzione alle amministrazioni regionali e locali, quindi l'augurio, la necessità che ho visto in questi anni, l'augurio che faccio per la prossima programmazione, è quello di avere sempre meglio a disposizione un set di strumenti di pianificazione adeguato. Ho citato prima la strategia nazionale adattamento ai cambiamenti climatici, strategia che molte regioni hanno già adottato, quindi occorre copiare, diciamo così, oppure correre un po' in maniera di una necessaria coerenza di quanto decide a livello nazionale con quanto già attuato a livello regionale. Per concludere, mi piace ricordare uno spunto che mi è venuto dalla relazione della Liliana Schifani, sindaco di Scontrone, quando ci faceva vedere con le sue slide la vicenda, diciamo, dell'intervento sul fiume Sacro, e mi ha portato alla mente un'esperienza sempre fatta gestendo assistenza tecnica con fondi strutturali per regioni, le quattro regioni meridionali, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, un'esperienza nella quale ho portato a Copenaghen a visitare l'Agenzia Europea dell'Ambiente, funzionari di queste regioni, anche un paio di sindaci calabresi, per capire come, diciamo così, usare l'Agenzia Europea, grande fonte di dati, per costruire ad esempio indicatori. È stata citata una fonte dell'Agenzia Europea questa mattina. Ma quello che più mi ha colpito è stato un incontro con la municipalità di Copenaghen, che ci ha descritto, ci ha spiegato come ha costruito, là al tempo, due anni fa era ancora in costruzione, come stava costruendo la sua strategia del comune per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Copenaghen nel 2011 ha avuto una bomba d'acqua, una, in seguito alla quale si è affrettata a una strategia per adeguarsi a quello che è un evidente segno di cambiamento climatico. Il punto che mi ha colpito è stato questo: la modalità di costruire la strategia è assolutamente quella che, come dire, con buon senso, con gli strumenti tecnici che abbiamo, con i dati che abbiamo, sappiamo costruire anche noi. Il punto che più ho visto distante alle procedure che possiamo adottare è stato il punto in cui gli amministratori di Copenaghen ci spiegavano come fosse punto di snodo, punto di estrema importanza, l'avere il consenso delle parti socio-economiche. Dicendo questo ci dicono: noi abbiamo fatto una riunione con le parti socio-economiche, dopodiché
abbiamo attuato la nostra strategia. Mi pare che l'esperienza di un sindaco, ma di un amministratore locale o regionale, riguardo il necessario assenso delle parti socio-economiche, sia assolutamente diversa. Su questo occorre lavorare, con che strumenti non lo so, ma livelli di semplificazione potrebbero essere ancora così individuati.